How many emotions can you feel in one ride? How many sensations can you feel in one single day? You can feel exhilaration, pleasure, joy in one ride. Experience physical and emotional pleasure with every ride. Feel the euphoria, speed, and safety with every ride. Try it. Hear the roar, feel the power, experience the difference. You are a rider in control of your freedom. You ride to live. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi è un giorno speciale, andrò a Firenze, precisamente a Piazzale Michelangelo, dove troverò quattro dei miei follower. Dovevano essere cinque, ma uno non ho potuto venire perché faranno un test ride del selettore mappe del Salva HD. Questo contest è nato su Instagram, ho creato una storia dicendo chi sarebbe stato curioso di provare la mia moto e le 5 mappe di Salva HD RideWire. I primi 5 che avrebbero risposto sarebbero stati i prescelti. Quindi adesso andremo direttamente a Piazzale Michelangelo e conosceremo i quattro piloti. A dopo ragazzi! Ragazzi, eccoci qua, siamo arrivati a Piazzale Michelangelo, ecco i quattro partecipanti, manca Eva che prossimamente parteciperà anche lei da sola con me, senza questi maschiacci. Intanto salutiamo Eva. Ciao Eva. Alla prossima. Niente, quindi siamo pronti, aspettiamo il mio amico con quell'altra moto che mi darà una mano per questo evento. Intanto facciamo un po' di presentazioni. Alfonso. Da dove vieni? Da Verona. Napoletano da Verona. Napoletano da Verona. Moto 883. Harley Custom del 2008. Poi vi manderò sicuramente la foto. Qui abbiamo Giovanni da Milano, detto anche Gasoline Wells su Instagram, lui Fofocoz su Instagram. Anche lui da Milano, anche lui è un Iron 83 del 2010. Qui abbiamo poi i miei due colleghi, sempre presenti in tutte gli eventi. Esatto, esatto. Stefano. Anche lui con un Iron 883 e Alessio. E Alessio, lui ha una bellissima vera Harley, una Sting anniversario, e viaggia anche come le schegge con questa moto. Col ferro vecchio va veramente fuori. Niente ragazzi, adesso andiamo nel punto dove faremo il test ride e ci vediamo dopo. Allora ragazzi, questo è il famoso selettore delle mappe. Come vi ho detto nel video, mi raccomando, le mappe quelle più alte, attenzione, lui ha avuto già un po' un assaggio. Allora, per mettere la mappa potete fare in due modi, levare gas e spostare il selettore così o così. Naturalmente messo così la testa del teschio è in direzione della mappa più bassa. Volete cambiare mappa, levate gas, che è andato sulla mappa, questa è la mappa Easy Rider, che è un pochino più potente. Qui siamo sulla mappa normale come da stock della moto,
qui si comincia ad andare sulla mappa Freedom, che questa è una mappa che, diciamo, non è troppo potente, ma più potente rispetto alla normale, che dà più accelerazione. E questa è la famosa mappa Anarchy, che è quella veramente più potente. Mi raccomando, provatela, c'è un paio di dritti, provatela solo lì, perché in curva questa... Ok ragazzi, pronti? Vai col primo? Ecco ragazzi, i ragazzi sono stati entusiasti di questa prova, naturalmente loro vengono da moto che non hanno questo dispositivo, quindi è normale che sia molto diverso la prova rispetto a una moto tipo un 883 o una 48. Che dire, la prova è andata bene, sono tutti entusiasti, sicuramente soprattutto Gasoline Wells, che li inquadriamo là, farà la sua recensione particolare, quindi seguitelo su Instagram e troverete anche una sua prova fatta personale. Allora Giovanni, siamo arrivati alla fine del giro, e dimmi cosa pensi. Allora, beh, già sapevamo che il modello già partiva già un modello grandioso, spettacolare. Messa così, con più questo sistema qua, salva HD e tanta roba. Il fatto di dover gestire 5 mappature nel momento che vuoi tu, soltanto lasciando l'acceleratore, è veramente tanta roba, è spettacolare, veramente. Bellissimo. Bene, grazie Giovanni. Quando tu vai al concessionario, ricordo. Eccoci con Alfonso, anche lui, vediamo le sue prime impressioni a caldo di questa prova che abbiamo fatto con il dispositivo salva HD. Poi uno se la fa veramente a misura. Beh, la moto è mostruosa, gestire le mappature con il sistema salva HD è ancora più fenomenale, senza parole, meraviglioso. Perfetto, eccoci adesso con Alessio, sentiamo anche lui la sua prima impressione di questa prova. Beh, che dire, senz'altro è una bellissima moto, e la cosa bella è che puoi decidere se andare piano, se andare forte, se essere meno potente o più potente.
e il sistema salva HD è veramente fatto bene, ben gestibile, bello davvero, mi sono divertito. Eccoci adesso invece con Stefano, anche lui molto entusiasta di aver provato questa moto. Sentiamo anche lui le prime impressioni a caldo. Buongiorno a tutti innanzitutto. Moto spettacolare, moto stupenda. E il sistema HD, che dire? È valido, è ottimo. 5 mappature, dalla Rain alla Anarchy, fantastica. Altre parole, non saprei proprio che dire. Perfetto, grazie Stefano. Adesso, siccome siamo in Toscana, ce ne andiamo tutti a mangiare un bel lampredotto e faremo un brindisi grazie anche a Salvatore, Salva HD, lo faremo per te la prossima volta, ci dovrai essere, e ci vediamo adesso a mangiare il panino e poi ci faremo gli ultimi saluti. A dopo ragazzi.